Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Oggi, come vedete, siamo su Manor Lords. È un gioco che stavo aspettando da un po'. Pensavo di non riuscirlo a prendere, ma invece è andata bene. Allora ragazzi, wow, ci ho giocato un po', lo porterò in live anche questo gioco, quindi se volete anche seguirmi oltre ai miei video su YouTube, su Twitch faccio le live, il nome del canale è lo stesso, Oran Red, tutto attaccato, mi troverete anche lì, faccio live su vari giochi, se volete venire bene, se no amen, ci vediamo sempre qui. Detto questo, andiamo a fare nuova partita e con voi voglio creare una cosa fighissima, sperando che possa funzionare. Ah, io voglio fare lo stato papale. Vogliamo giocare come stato papale. Quindi noi intanto scegliamo la persona adatta, il personaggio più adatto per questo ruolo, che potrebbe essere lui più che altro per l'estetica degli oggetti che ha addosso, visto che comunque non credo che queste persone possano essere appunto il papa. Beh, intanto modifichiamo il nome, ne scegliamo uno non storico, nel senso scegliamo, anzi, possiamo fare papa Pio I. Magari facciamo che lo stato papale è nato grazie a noi, con la formazione della prima fase della chiesa cattolica in appunto a Roma, che poi la prima città la chiameremo, vedremo come chiamarla, se chiamarla come oggi, come si chiama, cioè oddio non mi ricordo, in passato era diverso. Io aspetto, facciamo una cosa così vediamo meglio. Vediamo. Stato papale. Vediamo effettivamente le città principali dello stato papale. Vabbè, stato pontificio in questo caso. Perché chiamarlo città del Vaticano è un po' forzatina come cosa. Io prenderei le città più importanti che ha controllato lo stato papale a questo punto. Guarda, andiamo a vedere proprio insieme. Effettivamente lo stato papale cosa ha controllato. Sicuramente la prima città sarà Roma. In caso ci sono altre città che sono state le conquiste del nostro papato, che magari possiamo decidere anche insieme nei commenti. Magari consigliatemi che città secondo voi è nettamente storica collegata allo stato pontificio. Magari secondo voi è molto più bella avere quella città che sia sotto il stato papale. Vabbè, scegliamo assolutamente insieme. Sicuramente la prima città sarà Roma. È anche ovvia la cosa. Dobbiamo scegliere il simbolo giusto. Io metterei una bella croce perché facciamo proprio la prima fase del papato. La croce più semplice del mondo. Però mettiamo i colori ufficiali assolutamente della... Così, perfetto. Ma no, scherzo così, no? O possiamo però aggiungere anche qualcosina di carino. Di carino. Campo B, aspettate, vediamo. Vediamo se c'è qualcosa di particolare che ci può... No, queste sono tutte cose... Vediamo, magari ci sta questo colore. Giallo, giallo, no. Mi sa che ho sbagliato. Ma sono solo due colori. Ah, quindi se in base a quello fa modifica così solamente. Ma dai, puntiamo al semplice, al semplice. Al semplice. Possiamo fare anche una bella croce un po' più grande. Sì, perfetto, così... La perfezione, la perfezione. Abbiamo il primo papa, Papa Pio I, colui che ha costruito lo stato pontificio, stato papale. Ovviamente in modo fantasy, ovvio che non sia storico, ragazzi, però è giusto per buttare qualcosa a terra. Verso la prosperità, per remessa della gestione dei tuoi cittadini, progetta e governa la tua città medievale con meglio credi, senza preoccupare di eventuali combattimenti. Aggiungi una città grande, espandi e sviluppa i tuoi domini al tuo rito, provare a sfidare il barone per il territorio del nord una volta che ti sentirai all'altezza. Ah, ok, no, vabbè, giochiamo a ristabilire la pace, ci sta che c'è un nemico che vuole romperci le scatole, i banditi. Mettiamo tutto standard, ragazzi, assolutamente, mettiamo tutto standard. La musica è un po' alta, forse dovrei abbassarla, scusatemi. Non so se sentiva troppo. Però, intanto, ragazzi, partiamo con la prima formazione dello stato papale. Sono un po' strana come cosa, perché effettivamente è nato molto in anticipo rispetto a dove siamo noi, l'epoca che riguarda il gioco. Però, è sempre qualcosa di fantasy. Un nuovo messaggio. Costruisci la tua città e il tuo maniero.
Quando è tutto pronto, rivendica le regioni possedute dai tuoi avversari. Dopo aver avanzato le tue rivendicazioni, preparati alla battaglia. Allora, ragazzi, vi dico subito, ovviamente, cerchiamo anche un po' di seguire tutorial, perché ho 40 minuti di game, ancora non ho portato nemmeno il live, ci ho giocato giusto per provare. Effettivamente non so come andrà, però noi impariamo le cose insieme. Così magari, se avete bisogno di capire un po' come funziona il gioco, capiamo insieme. In mano a Lords, le famiglie hanno bisogno di cibo e combustibile e di un tetto sopra la testa per sopravvivere. Le scorte nel pannello della regione in alto mostrano le quantità di risorse ancora a disposizione. Quindi noi abbiamo 4 mesi di cibo. Ok, e mettiamo salta. Allora, intanto facciamo una cosa intelligente. Ogni regione in mano loro ha i suoi punti deboli e di forza. Assicurati di controllare tutti i depositi di risorse e di esaminare le fertilità del terreno prima di decidere verso quale direzione espandere la tua città. Se il suolo della tua regione ha un livello di fertilità basso, valuta la possibilità di stabilire subito le rotte per il commercio. Ah, ok, quindi magari le strade, vabbè, mi stai facendo perdere tempo, mi fai rifare a me, grazie. Allora, sì, vediamo, qui ci sono depositi di ferro, depositi di argilla, depositi di pietra grezza, deposito di bacche. Ci sono tante cose carine. Questo è punto di scambio, questo è un punto di scambio. Andiamo a vedere la regione, che credo sia tutta qui. Aspetta, ok, devo togliere le strade. Ok, questa è tutta la regione. Noi possiamo dare assolutamente i nomi che vogliamo alle città. Quindi per esempio andiamo a modificare. Poi questo ci arriviamo. Il lato tecnologico, ci sono le politiche, la produzione. Ci sono tante cose che pian piano andiamo a vedere. Allora, noi ovviamente la chiamiamo Roma, la nostra prima città e capitale del nostro stato pontificio. Ok. Noi ci troviamo qua e abbiamo una buona area vasta di legno dietro, quindi siamo a posto. Qui abbiamo... Ok, intanto facciamo un attimo le strade. Colleghiamo questa strada qui e questa strada. Facciamo così, guarda, c'ho già un... mi è venuta un'idea. Un po' storta, lo so, però facciamo to. No, aspetta, non mi piace, sennò così. Ok. Allora, che voglio fare? La prima cosa che ho notato, effettivamente gli animali sono fondamentali, il trasporto degli animali. Quindi io la prima cosa che farei è il punto... no, stanga, dove si trova adesso lui. Faccio due stanghe perché possiamo avere due animali, ci aiuterà tantissimo. E ora vi farò vedere. Intanto mettiamo play. Vabbè, qua puoi trasportare le necessarie, utilizzare dei buoi. Quindi vedete, noi abbiamo già un bue. E io ne prenderei un altro appena completato questa struttura. Ok. Poi credo che sia fondamentale all'inizio, almeno notato, il primo game che ho fatto, è la fornitura di legno. Deve essere la cosa subito che devi fare. Quindi noi ci attrezziamo a fare una buona segheria. Siamo fortunati che abbiamo veramente le foreste qua dietro. Quindi la facciamo qui. Il bue. Poi la cosa figa, ragazzi, è... allora, prima di tutto c'è da dire, intanto che lavorano, lavorano le persone. La grafica stupenda, una grafica spettacolare questo gioco, veramente bella. E la cosa più figa è anche questa, che ora vi faccio vedere. Cioè, ragazzi, questa roba è strafiga, guardate che figo. Poter entrare in questa modalità e guardare quello che fanno in tempo reale, cioè stupendo, ragazzi. Stupenda questa cosa. Infatti quando magari hai, diciamo, quei momenti morti, è veramente utile come cosa. Allora, abbiamo attrezzi, pietra, eccetera. Allora, qui ci si può assegnare le famiglie che utilizzeranno la stalla. Però ho capito una cosa, nella maggior parte... aspetta, vi spiego questa cosa. Ci sono 5 famiglie senza incarico. Chi non ha l'incarico si occuperà della costruzione e trasporto dei bue. Quindi qua assegnare una famiglia è abbastanza inutile. Intanto acquistiamo un bue, che noi abbiamo 50 monete, ricchezza regionale. Ne prenderei uno. Ok, così arriverà qui e avremo un nuovo animale. Così abbiamo 2 trasportatori. Poi ci sono delle famiglie che noi possiamo assegnare un carico. Cosa intendiamo con assegnare un incarico? Che gli diamo la gestione quell'azienda. Diventano praticamente proprietari di quell'azienda. Voi dite, è strana come cosa, ma in realtà ha un collegamento strafigo, secondo il mio punto di vista, che è con il mercato. Praticamente
chi produce ad esempio beni come il cibo eccetera lo può vendere al mercato, e il mercato ti crea una ricchezza dietro delle persone eccetera. So, è un po' strano come lo sto dicendo, però era un po' per farvi capire. Quando ci arriviamo poi in quel punto vi farò vedere meglio questa cosa. Intanto stiamo costruendo la segheria, tutti si stanno impegnando a costruirla, andiamo piano, facciamo una struttura alla volta e dobbiamo vedere effettivamente i territori fertili e non fertili. Io non conosco ancora il tastino, chiedo bene ragazzi, però per vedere faccio così. Mi dice le zone che effettivamente sono, se smette di rompere le palle il tutorial, i campi devono essere molto grandi per essere efficienti, lo sappiamo, lo sappiamo. Era anche ovvio questa cosa. Allora, noi vediamo la regione. Noi abbiamo un problema sulla quantità di cibo che possiamo produrre. Come vedete, l'area che possiamo creare effettivamente cibo è questa, come vedete. Anche le fattorie, come vedete, queste strutture non hanno. Queste due sono quelle fondamentali che ti fanno capire effettivamente le zone che sono buone per la coltivazione. È una zona un po' meh, possiamo dire. Però abbiamo le bacche qui, possiamo sfruttare le bacche e dobbiamo scegliere effettivamente dove fare la zona abitativa, visto che la situazione lì non è un'area buona. Ci conviene farla qui la zona abitativa, così evitiamo di occupare lo spazio verde che favorisce le piantagioni. Allora, una cosa figa delle costruzioni delle case è veramente, raga, veramente strafiga. Ora vi faccio vedere. Allora, noi scegliamo una determinata area, come vedete. Noi facciamo un'area così e vi dice quante case vengono costruite se facciamo in questo modo. Vengono costruite 4 burgace, non so se si legge, scusatemi la pronuncia, con ovviamente anche il terreno, come vedete, i terreni. Vedete? E vi potete modificarli come vi pare. E questi terreni possono essere utilizzati per cose fighe. Però a noi abbiamo bisogno della legna, adesso non l'abbiamo. La facciamo raccogliere. Assegniamo una famiglia in questo lavoro. Eccoli qua, sono loro i nostri boscaioli. Lasciamo l'area illimitata della lavorazione. Così poi abbiamo tanto legno in giro, quindi non ha senso limitarli su un'area determinata. Legno ne abbiamo comunque abbastanza, abbiamo 4 pezzi di legno. 5 in realtà, perché uno l'hanno trasportato qui. Dobbiamo aspettare di produrre un po' di legno. Dobbiamo costruire effettivamente la prima cosa le case, perché ci serve la crescita della popolazione. Più la popolazione cresce meglio è. Come vedete, aver assegnato una famiglia in un lavoro, quindi sono incaricati la segheria, praticamente come tra virgolette, ma tecnicamente dovrebbe essere così. Loro hanno letteralmente una proprietà, cioè questa sarebbe la loro proprietà, praticamente. La segheria in questo momento è diventata una loro proprietà. Allora, la tua fama ti precede, cerco solo di difendere i miei diritti e il mio onore da coloro che intendono lederli. Confido che non mi giudicherai in base a mere voci o calunnie che alcuni potrebbero diffondere sul mio conto. Firmate e sigillate con il mio sigillo, il Belot von Berenute. Termina conversazione per ora. Allora, praticamente credo che sia questo lord che controlla queste due terre. Penso che sia questo, ok. Quindi è un lord che controlla quell'area. La mappa di gioco è abbastanza piccola, ok, perché ci sono giochi, ovviamente non è una critica, direi, oh, che schifo il gioco, no. Semplicemente conosco giochi con uno stile di gioco uguale, che hanno aree molto più grandi, e puoi scegliere anche un po' bot aggiuntivi. Magari loro ora non hanno lasciato così, in futuro faranno anche mappe più grosse, faranno... magari ci sono più nazioni, un po' come Anno 1404, non so se lo conoscete. Quello è un gioco veramente strafigo. Magari se lo fanno anche qui, quella roba, raga, secondo me questo gioco è veramente strafigo. Ovviamente gioca i pro e i contro, ve li farò notare pian piano giocando. Comunque ricordiamoci che è una beta, ci stanno lavorando da anni, è vero, ma l'ottimizzazione, come vedete, è veramente bella. Il gioco va liscissimo. Quindi già questi sono i punti di forza. Hai un bel aspetto grafico. Un gioco che con questa grafica comunque non è da 4 soldi, ragazzi. Alla fine sicuramente ci sono giochi AAA che sono 10 volte più pesanti, ma comunque conosco strategici che sono ottimizzati veramente male. Questo posso dire che ha una bella grafica accogliente, cioè veramente bella, pulita, moderna, realistica soprattutto. E il gioco gira in modo perfetto. Cioè io sono molto colpito da questa cosa. Comunque intanto abbiamo scelto l'area dove fare le case.
Qua abbiamo anche la raccolta, come vedete, ci sono delle deposito bacche. Possiamo sfruttare quello come cibo. Più che altro adesso stiamo un po'... sta trasportando legno in quest'area, ma noi... perché è trasportato. Dobbiamo aspettare l'arrivo del nuovo animale. Non so quanto tempo ci vuole, quando arriverà. L'unica cosa, questo come un po' i zombie, sono sincero abbastanza lentuccio nel fare le cose, le persone. Però magari, essendo avendo pochi abitanti, magari è quello che ti fa sembrare che il gioco sia molto lento. Però guardate che strafigo come tagliano il legno. Cioè le animazioni comunque, ragazzi, non sono perfette assolutamente, ma comunque sono belle da vedere. Andiamo a vedere in prima persona effettivamente com'è questo. Ok, guardate raga, terra, la grafica, le texture non sono per niente male. C'è nulla da dire, secondo me sono molto belle. C'è la grafica, raga, tanta roba. Lui sta tagliando, penso che ha finito il tronco di tagliarlo. Cioè il fatto che puoi venire qua a controllare in prima persona. Legno è tagliato, ovviamente serve il bue per trasportarli, quindi sono fondamentali. Cioè veramente figa questa funzione, secondo il mio punto di vista, perché comunque aggiunge la realisticità, cioè la parte realistica del gioco. Comunque di certo una persona non può portare da solo un tronco con le mani, cioè è pesante. Però è anche figo che tu vedi il tuo villaggio, vieni qua, vedi il tuo villaggio. Ovviamente loro sono fermi, perché non stiamo costruendo, ma sto aspettando, ragazzi. Non voglio sprecare popolazione per le strutture che magari adesso attualmente non vanno nel nostro interesse. Abbiamo 7 pezzi di legno, manca l'ultimo e direi partire dalla costruzione. Così tutta la popolazione andranno a preparare le case, che ci dà la creazione della popolazione senza tetto, ovviamente, come vedete, va sempre a crescere. Fornisce spazi abitativi rudimentali per 5 famiglie, a differenza dei borgaci. Non può essere migliorato o ampliato, potrebbe causare una leggera perdita di approvazione. Ideale come alloggio dei lavoratori negli avamposti. Ah, ok, quindi possiamo anche potenziare questa struttura per permettere alle persone di vivere qui. Secondo me dovremmo fare sia le case che questo faremo adesso. Ci prepariamo per questa roba. Poi per il cibo, la terza struttura che faremo appunto è quella lì sul discorso del cibo. C'è una raccolta cibo. Boh, intanto mentre tagliano la legna, lui trasporta. Io direi di fare una cosa intelligente. Ampliamo già questa struttura. Ok, per aumentare la popolazione deve avere abbastanza borgaci liberi e il tuo tasso di approvazione deve essere superiore al 50%. Quindi per aumentare la popolazione dobbiamo avere la felicità alta. Giustamente, se la popolazione non è felice, non ha la voglia di espandere la sua generazione. Ci sta, carina come funziona. Qui stanno già costruendo. Ah, qui abbiamo le risorse, dobbiamo ovviamente trasportare le scorte. Le risorse potrebbero essere danneggiate. Ah, ok, dobbiamo costruire anche i granai, eccetera. E ragazzi, si deve lavorare, dai, su. Dobbiamo lavorare, alzare il culetto e prepararci per il lavoro. Intanto i nostri taglialegna, aumentiamo un po' la velocità in questo caso, dai. Visto che dobbiamo un po' aspettare. Ok, perfetto, adesso abbiamo spazio abitabile per 5 famiglie. Abbiamo 5 famiglie. Ecco qua, queste sono le famiglie. Già qualcuno ha messo su un figlio. Ok. La famiglia dei boscaioli, già ha avuto una famiglia. Forse perché hanno un lavoro, questo da vedere, vedremo. Io preparerei le case subito a sto punto, visto che abbiamo occupato quello spazio. Direi di fare le case per futuri abitanti. E farei così, era giusto. No, non 5, un po' troppo grande. Credo che sia così. Ok, perfetto. Vorrei che fosse perfetto così. Voilà. Adesso costruiamo le case per i nostri cittadini. Prepariamo, uniamo tutte le strade. Perfetto. E intanto ci saranno i trasporti del legno, gli abitanti vanno a lavorare, si preparano per il lavoro. Un po' fanno la passeggiata al mare. Ecco, vanno tutti a lavorare, perfetto. Sono un po' lontanucce le case, ma comunque la città andrà a crescere.
Sicuramente chi fa la raccolta e lavora un po' più vicino, magari chi ha la segheria. Però intanto sfruttiamo la nostra, il nostro legname per costruire più case possibili. Un legno è arrivato qui, mancano... Sì, pian piano dobbiamo aspettare i trasporti. Ok, è arrivato l'altro animale, l'altro bue, perfetto. Adesso ne abbiamo due. Quindi lavoratori ne abbiamo molti di più. Legno è arrivato. Vabbè, dai, non ci metteremo molto. Mi aspettavo più tempo ci volesse. Invece costruzione terminata. I senza tetto si sposteranno sul possedimento se il tasso di approvazione è abbastanza alto. Si potranno tra dietro le loro famiglie. Tuttavia le famiglie hanno bisogno di più che solo spazio per essere soddisfatte. Fai clic per verificare. Ah, ok. Questa è una cosa figa. Ovviamente ci sono anche servizi come anno 1404. Accesso all'acqua, alla fede, fornitura di cibo, fornitura di tutto, le bancarelle. Vabbè, diciamo il generale delle risorse base. Ma la cosa strafica è questa, che voi potete costruire un'estensione nel cortile di una delle case per permettere la fornitura di qualcosa di aggiuntivo. Ad esempio, un orto può produrre verdure in base al terreno. Il terreno non dovrebbe essere piccolo, dovrebbe fornire abbastanza cibo. Io lo farei. Farei un bell'orto in questa casa, almeno una. Tanto abbiamo altre 15 monete, la ricchezza della regionale. Approfittiamo di far produrre comunque anche qui verdure per la nostra nuova casetta. Che ora non ci sono, non credo che ci siano famiglie, infatti non ci sono famiglie. Allora, spazio abitabile, penso che abbiamo 5 famiglie. E abbiamo 15 abitanti, abbiamo 5 famiglie e 15 abitanti. Poi per la parte delle matrimoni, non so se ci sono matrimoni, queste cose ancora non ci sono arrivato, sono sincero. Potrei dirvi una cazzata. Ormai il legno sta arrivando qui. E possiamo effettivamente partire con la costruzione, prima di tutto, di un capanno per la raccolta di bacche che si trovano in quell'area. Io lo farei sempre qui, una struttura... una struttura lavorativa. Facciamo la strada più lunga qui. E porterei questa strada verso le bacche. Non so se si può già segnare dove raccogliere. No, dobbiamo aspettare. Va bene, va bene. Poi ci servirebbe un deposito generico, un deposito spense. Assolutamente, queste ci servono adesso, Credo che sia meglio farle adesso. Allora, noi dobbiamo fare il mercato. Il mercato sarebbe utile farlo magari, pensandoci, magari in quest'area. Potremmo sfruttare quest'area qui per fare il mercato e la città tutta circostante. Quindi a noi il granaio e le risorse ci converrebbe metterle nell'area principale di questa strada. Che così sia il villaggio che la zona lavoro hanno le strutture nelle vicinanze. Quindi io direi di fare questo qui. E magazzino non possiamo fare perché abbiamo finito il legno disponibile. Tanto facciamo quello. Una volta facciamo tutte le strutture. Ovviamente qua ci possono vivere anche i soldati, le persone che sono soldati. Poi questo ci arriviamo con calma, pian piano. È una cosa che ho visto poco. Queste persone aspettano altre bughe su questo fatto approvazione. Ah, noi le case le abbiamo fatte, signorini. Riassegna una famiglia a un luogo diverso. Ah, ok, quello è per il lavoro. Ma non posso spostare le persone in un'altra casa. No, solo lavoro. Quindi queste famiglie vivranno in quest'area. Quelle casette lì. Va bene, dai. Comunque sono delle tende utili. Non so se mai si trasferiranno qua, ma penso di sì. Tecnicamente, prima o poi. Abbiamo 4 case per 4 famiglie, più 5 qui, abbiamo 9 case, che non è male. Abbiamo, qua abbiamo detto 5 possono viverci, 5 più 4 case sono 9 famiglie. Attualmente ne abbiamo 5, quindi siamo a posto per ora. Non dovremmo avere problemi, ma intanto vediamo effettivamente da vicino come stanno venendo le case. Andiamo a vedere. I nostri lavoratori stanno lavorando, la signorina lavora. Perfetto.
E Roma pian piano sta crescendo. Allora, senza che scopro di aver fatto qualche cazzata. Ok, no, ok. Posso. Andiamo a vedere questa casa che è completa. Guardate che figo. C'è il terreno, c'è tutto. Molto, molto bella questa cosa. Allora, legno ne stanno facendo tanto. Legno ne stiamo facendo veramente tanto. Ah, adesso possiamo costruire ovviamente il magazzino, no? Ecco qua, lo mettiamo proprio in quest'area. E voilà, abbiamo due strutture. Qui assegneremo una famiglia per il lavoro. Oh, sono nate altre persone. Abbiamo sei famiglie adesso, ragazzi. Una ha raggiunto dei suoi familiari. Quindi qualcuno è andato a vivere qui, credo. E là, ecco qua, una famiglia. Si è creata una nuova famiglia. Perfetto. Non male, abbiamo poco cibo, eh. Dobbiamo un po' muoverci nelle costruzioni. Quanto pane abbiamo? 15. Dobbiamo iniziare a preparare il cibo, ragazzi. È molto fondamentale. Appena mettiamo priorità alta questa struttura, che così iniziamo a raccogliere cibo lì. Che qua hanno portato il legno. Qua mancano due pezzi, hanno quasi finito. È meglio interrompere un attimo le case. Possono aspettare gli abitanti. Tanto un po' l'approvazione è giusta. Abbiamo un po'... Le scorte sono esposte, sono fradice. No! Per la pioggia, mannaggia la puttana. Ok, hanno costruito subito. Io direi di assegnarci una famiglia. E assegnare proprio quest'area. Ecco qua, che c'è proprio le bacche qui. Una famiglia è stata assegnata. Abbiamo tre persone. E hanno quella proprietà. Intanto dobbiamo costruire il più prima possibile questa roba. Su su, costruiamo, ragazzi. Campanno del foraggiere. Meno male, abbiamo raccolto questo. Meno male, meno male. Lì il cibo può marcire, quindi dobbiamo muoverci, ragazzi. Un po' più veloci, dai, su su. Le case adesso possono aspettare. Intanto costruiamo questa roba. Ovviamente il trasporto della pietra viene fatto a mano. Immagino anche normale rispetto al tronco che viene trasportato da bue. Raga, è meglio fare il trasportatore del bue. Non fa un cazzo praticamente. Il bue porta, tu lì e tutto, due fili. È il miglior lavoro probabilmente in quel periodo. Oh, vediamo dove sono queste persone. Ecco, stanno andando al lavoro. Dobbiamo iniziare la raccolta. Abbiamo scarse risorse. Cibo per 2 mesi, combustibile per 7 mesi. Abbiamo scelto anche l'area del mercato. Questa è perfetta, ragazzi, per fare tutto il mercato. Veramente, veramente perfetto. Tanto per adesso non ci serve, finché non abbiamo le strutture adeguate per tutto. Abbiamo 2 famiglie con incarico e 4 senza incarico. Abbiamo avuto una famiglia in più, quindi siamo a posto. A noi conviene 2 famiglie lasciarle senza incarico per i costruttori e per chi si occupa appunto dei trasporti. Dobbiamo sempre avere delle famiglie disponibili per questi tipi di lavori, ragazzi. È fondamentale, è fondamentale. Qui hanno quasi finito una nuova casa che ci permetterà l'aumento della popolazione. La popolazione sta aumentando un bel po', eh? Non male, non male. Costruita una nuova casetta, ragazzi. Ovviamente serviranno dei servizi. Qua abbiamo il terreno. Speriamo che questa famiglia costruisce. Ok, loro non hanno un lavoro, perfetto. Si occupano anche dei campi. Poi ogni tanto, quando hanno tempo libero, si occupano anche dei campi. Produrranno cibo, che comunque verrà messo in vendita al mercato. Questa è una cosa fighissima, perché ognuno magari vende il prodotto e questo crea anche ricchezza per noi, per quanto riguarda il numero di scorte e anche del cibo.
È veramente figa. Se quando mettiamo le uova, produciamo uova a cibo, quindi altro cibo. Veramente è malissimo. Questa funzione è veramente figa. Veramente strafiga. L'ho apprezzato tanto. L'unica cosa che non mi piace, ovvio, è anche una beta, quindi in futuro le metteranno. E per quanto riguarda le risorse minerarie, sono veramente scarse secondo il mio punto di vista. Cioè, veramente mancano di tanta roba. Quindi, se vai in industria, probabilmente argilla laterizi, ferro. Vabbè, questo è orzo, cuoio, cioè molto molto povero per questo lato, diciamo, ecco. Spero che in futuro aggiungeranno più risorse, perché comunque non è che esisteva solo la pietra, eccetera, o magari il deposito d'argilla. Cioè mancano risorse fondamentali, ad esempio, magari potrebbero aggiungere il ferro, ad esempio. Ah no, c'è il ferro, scusatemi. Magari, che ne so, uno stagno, un qualcosa. Mi sembra molto povero a livello di risorse, a meno perché sono abituato all'anno 1404, che lì c'è vari tipi di minerali, magari per quello, ma non è un modo di dire gioco fa cagare, eccetera, assolutamente. Anche a livello di risorse mi è sembrato un po' così così, c'è la cottura, grano, lino e orzo. Boh, magari in futuro vediamo, magari ci saranno altre risorse, ci saranno altri tipi di mappe, può esserci di tutto e di più, eh. Inutile adesso, diciamo, preoccuparsi di questa cosa. Allora, famiglia residente qua. Qua non c'è nessuno, immagino. E manco qui c'è nessuno. Va bene, va bene. Intanto abbiamo finito il granaio. Il granaio, la dispensa. Che secondo me potremmo effettivamente assegnare a una famiglia. Non so se abbiamo. Effettivamente, secondo me, queste qua dobbiamo per forza assegnare a qualche famiglia. Tanto ripeto, basta una famiglia lavoratrice, una famiglia che si occupano di queste cose. Anche qui metteremo una famiglia. Così abbiamo quattro famiglie impegnate. Due si occupano dei trasporti, una si occupa dei trasporti, una delle costruzioni. Quindi, poi, una cosa che dobbiamo fare, secondo me, è fondamentale. È, visto che abbiamo visto, i cittadini vogliono un pozzo d'acqua. E i pozzi d'acqua, mi sa che dobbiamo farlo proprio qui, la zona più vicina a quella abitativa. Boh, e dai, mettiamolo qua. Tanto il legno non occupa personale nello spazio, quindi va benissimo per noi. E poi, come ho capito, per la questione di spostarsi le famiglie è automatico. Loro si sono spostati da soli, quindi da dopo appena si faranno loro questa cosa. Io ho queste monete, non so se con. Io direi di conservarle per ora. Avremo bisogno di cibo, lo so, però vedo che stanno raccogliendo. Ho già aumentato a 3 mesi. Non so quando lavoreranno qui i campi. Speriamo più presto possibile. Però penso si stanno raccogliendo le bacche, quindi siamo tranquilli. Poi la cosa figa è il fatto che loro sono tre abitanti, quindi il figlio, tra virgolette, un cugino, zio, non so quello che sia. Sono lì, raccolgono le risorse, amen. Raccolgono, cioè, viene un aiuto maggiore, un cittadino in più che dà un aiuto maggiore. Comunque penso che queste case verranno occupate da famiglie nuove. Probabilmente qualcuno se ne andrà da una famiglia, sono grandi, sposano e vanno a vivere loro. E ti dà la possibilità di fare un figlio. Per esempio qua erano due, come vedete è aumentato di uno. Quindi penso che ogni famiglia avrà un figlio, credo. Non so come funziona questa parte, sinceramente. Non so se ci sono matrimoni, eccetera. Ci è arrivato il messaggio con la richiesta di fare un mercato. Giustamente ora c'è il granaio, c'è una famiglia, quindi crea una ricchezza. E vediamo un po'. Intanto qua il magazzino è in fase completamento. Abbiamo il magazzino e il pozzo da costruire. Infatti qua hanno portato il legno che serve. Beh, tutto il resto sta procedendo veramente bene. Beh, dai, abbiamo finito questa casa. A posto, nessuno ci è andato a vivere. Molto tranquilla come cosa. Sicuramente ci saranno nuove famiglie. L'approvazione è 50%, tranquilla. Controlla la crescita della complessione morale dell'amministrazione. Ok, qua ti dice appunto le famiglie. Però non ti dice l'acre base, crescita demografica, approvazione neutra. Vabbè, perché giustamente è 50%, felicità. Quindi
quindi abbastanza tranquilli. Faccio figlio sì, faccio figlio no, praticamente, si può dire. Dobbiamo creare appunto felicità. Quindi intanto passiamo con il puzzo, che sicuramente aiuterà la felicità della popolazione, e la fornitura di bancarelle. Quindi noi dobbiamo fare effettivamente il mercato. Mettere a disposizione delle famiglie incaricate lo spazio necessario per allestire le loro bancarelle e disporre i loro prodotti a vari burgage. Un rapporto equilibrato tra domanda e offerta di risorse è necessario per sapere i requisiti di approvazione e mantenere alto il livello di approvazione. Quindi noi, appunto, faremo il mercato in quest'area. Quindi io farei proprio così, guarda. No. No. Ok. Ah, ma costruisce. Ah, ok, c'è bisogno di. Ah, aspetta allora. No. Facciamo così allora per ora. Un mercato ben fornito è la linfa vitale della tua città. Le famiglie incaricate allesteranno automaticamente delle banane a patto che esista spazio sufficiente. Passa e costruisci la catena specifica per vedere le domande e offerte attuali. Vengono soddisfatti per prima i requisiti del bucaccio più vicini al mercato. Ok, quindi appunto serve praticamente a questo, a soddisfare la popolazione. Però non so se crea effettivamente una ricchezza per il regno. Questo è da vedere, perché per ora non vedo entrate, non vedo ricchezza regionale. Ammontare posso degli abitanti di questa regione, può essere solo per importazione e venire convertito in tesoro tramite. Quindi questa è la ricchezza degli abitanti che abbiamo usato appunto per fare alcuni potenziamenti, da cui prendere un animale. Che è utile per i trasporti. Allora, intanto abbiamo fatto anche la zona mercato. A breve verrà costruito il pozzo. Qua non dobbiamo costruire nulla noi, ci penseranno gli abitanti, appunto. Possono esserci 61 bancarelle. Dentro non c'è niente, giustamente. Ancora nessuno ha fatto una sua bancarella. E il magazzino ci dobbiamo assegnare una famiglia e rimangono due famiglie disponibili per ora. Che attualmente va più che bene per quello che abbiamo costruito. Abbiamo le case, abbiamo tutto, eccetera. Dobbiamo soddisfare intanto la richiesta dell'acqua, che è importante. Il livello di fede probabilmente poi dobbiamo soddisfare, ma soprattutto a Roma la fede è stra importante, ma ci serve gli assi di legno per farlo. Quindi dobbiamo costruire la segheria. Ma un'altra cosa che dobbiamo costruire, secondo me, è il rimpiazzare i boschi. Che potremmo fare sempre in quest'area lavorativa. Faremo capanno dei boschi rifugio del boscaiolo per prendere e produrre legna da ardere. Sono fondamentali. Poi faremo anche quello degli assi con calma. C'è anche la caccia che poi ci permette di produrre la carne e pelle. Però con le famiglie che abbiamo non possiamo permetterci di costruire oltre questa struttura. Appena si formerà una nuova famiglia, costruiremo una nuova appunto un nuovo edificio da far occupare ai nuovi abitanti. Finché non ci sono nuove famiglie, per ora non possiamo. Dobbiamo stare tranquilli. Nulla deve andare di fretta. Il pozzo è in fase di costruzione. Risorse. Ah, c'è ancora le scorte a terra. Vabbè, ora le prenderanno loro e trasportano. Ci penserà questa buona famiglia a trasportare. Infatti, penso che stanno andando a raccogliere. Poi, detto questo, ragazzi, questo è il primo gameplay di questo gioco. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi piaccia la serie, fatemi sapere nei commenti e se volete ci vediamo anche su Twitch con questo gioco, nessun problema. È stato un piacere stare con voi, grazie ragazzi.